Vuoi comparire anche tu in TV Royale? E ciao a tutti ragazzi, io sono Kazuo Sanni e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati in questo nuovo video su Clash Royale e non vi porterò deck e nient'altro, ma vi porterò un nuovo metodo funzionante per comparire in TV Royale e posso assicurarvi che è sicura al 100%. Io ancora ci devo comparire, ovviamente bisogna avere sempre un po' di fortuna, ma è comparso un mio amico del clan in Arena 7. Vediamo se lo trovo, ma secondo me no, perché è comparso l'altro ieri. No vabbè, fino a un giorno fa, quindi è comparso l'altro ieri. Comunque ratazzi, mi raccomando, spolliciate per questo video e cerchiamo di arrivare a 25 mi piace. Il massimo che ho chiesto sempre è stato 20. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 25. Comunque ragazzi, non dilunghiamoci troppo e arriviamo al dunque. Quindi ragazzi, per comparire in TV Royale io già vi ho portato un video in precedenza che ha totalizzato un bel po' di like, ha totalizzato circa 100 like, 90 like e sulle 4000 visualizzazioni. Però ora tutti sotto nei commenti che mi scrivono: sì vabbè, ma così colì. Ragazzi, quel metodo, se andate a vedere la data del video, oramai quel metodo non funziona più. Il fatto di fare le tre corone a tre corone non funziona più. Infatti nessuno più nella TV Royale fa più tre corone a tre corone. Ma c'è comunque un altro metodo che ora vi spiegherò. Porto questo video per tutte le persone che hanno commentato sotto il mio video precedente del come comparire in TV Royale, che dicono: ma funziona ancora questo metodo? Non ne sono sicuro, funziona così colì. E io vado a rispondergli: ovviamente no, non funziona più. E tutti che mi stanno chiedendo di fare un nuovo video. E quindi ecco ragazzi il video. Quindi massimo supporto, iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace. Comunque ragazzi, passiamo al video. Allora ragazzi, partiamo subito. Andiamo nella TV Royale dell'Arena 7, a caso, ma così è uguale per tutte le arene. Allora, se potete vedere, qui l'ultimo replay, l'ultima battaglia è stata fatta 58 minuti fa. L'altra è stata condivisa 1 ora e 59 minuti fa, l'altra 2 ore e 59, l'altra 3 ore e 59, quindi possiamo vedere che hanno un ciclo di una battaglia, viene condivisa sulla TV Royale una battaglia per ogni ora. La stessa cosa per l'Arena 8, 16 minuti fa, 1 ora e 16 minuti fa, 2 ore e 17 minuti fa, più o meno quel minuto di differenza, più o meno 1 ora o 59 minuti di differenza. Quindi secondo me il primo consiglio che posso darvi è che iniziate la battaglia praticamente 3 minuti prima, 3 o 4 minuti prima che scatti l'ora. Quindi più o meno la battaglia dura quei 3, conto il minuto in più del Sud and Death. E quindi proprio come finite la battaglia, se vi va bene del consiglio che vi dirò dopo, potrete comparire nella TV Royale. Quindi praticamente ora mancano qui 2 ore e 19. Guardate, qui mancano praticamente 2 ore e 19. Quindi fra un minuto uscirà il prossimo replay. Ok. E quindi ora già manca soltanto un minuto. Quindi chi ha startato una battaglia 3 minuti fa probabilmente capiterà nella TV Royale. Ma non conta soltanto questo. Questo diciamo è un consiglio, ma non così tanto importante, perché capitano dei replay anche se sono proprio spettacolari, anche se non sono capitati in quella frazione di minuti, possono lo stesso capitare. Però se voi iniziate le battaglie in quella frazione di minuti avete più possibilità di comparire nella TV Royale, perché praticamente il campo dell'orario si va a ridurre, quindi ci saranno meno replay e quindi avrete diciamo più possibilità. Ora prendiamo un replay a caso e vi spiegherò una cosa. Allora, mettiamo la velocità per 4 e qui possiamo vedere che praticamente si svolge una battaglia normale. Mettiamo una velocità normale per 2 e possiamo vedere che mancano 3 secondi e praticamente ora sono in una situazione di pareggio, anzi non proprio pareggio, perché a lui sono rimasti 378 di HP. Vedete qui, lui qui parte con i goblin e con il domatore e ci ha fatto un bel po' di danni. Poi possiamo vedere che qui parte con il gigante royale, non riesce
riesce proprio a fare i danni e sono rimasti 378 di HP alla torre. E qui possiamo vedere che lui parte con il domatore e fa quel poco di danno, parte con il barile dei goblin e ragazzi sono rimasti 38 di HP e lui dall'altra parte con la scintilla riesce a fare il danno. Quindi la cosa principale, se dovete se volete comparire in TV Royale, è che praticamente voi attaccate, fate una battaglia normale, ok, poi praticamente ad esempio all'avversario sono rimasti quei 10 di HP, voi vi fate una battaglia normale, vi scambiate, fate danni a vicenda con le torri eccetera. Ad un certo punto siamo entrati nel Sudden Death, manca pochissimo tempo, e vediamo che sono rimasti soltanto dai 10 ai 55 di HP a una torre, mentre l'altra torre manca ancora un bel po' per essere danneggiata, e tu più parti quello là, cerca, che ne so, va con il domatore che deve fare giusto un colpetto, non ci riesce, tu vai dall'altra parte, attacchi e riesci a prenderti la torre tutto d'un balzo. E così, diciamo, dovete fare i replay più inaspettati. Se adesso andiamo a vedere quest'altro a caso, è un replay che non ho mai visto, succederà la stessa cosa, al 99% succederà la stessa cosa. Però attenzione, punta alla torre centrale, ragazzi. Ok, blocchiamo, mettiamo un poco di velocità in meno. E lì possiamo vedere alla torre centrale che sono rimasti 270 di HP. 120 di HP, ragazzi, attenzione. Dall'altra parte invece 456. A questo punto lì parte con il barile dei goblin e con i barbari, fa un bel po' di danno e gli butta giù la torre, che sono rimasti quei 120 di HP alla torre centrale. In questo modo, ragazzi, quindi praticamente se rimangono da 1 di HP ai 200 di HP ci sarà, e voi avete danneggiato la torre dell'avversario, avrete una buona probabilità di comparire in TV Royale. E un'altra cosa, diciamo il terzo consiglio, è che ci vuole anche un bel po' di fortuna. E niente ragazzi, il video si conclude qui, mi raccomando lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale, e da vostro caso è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!